approfondimento a cura della redazione sportiva di Bicelli in Diretta. Calcio, basket, calcio a 5 e volley saranno i temi di questa 24esima puntata. Un punto assolutamente meritato, frutto di una prestazione di altissima caratura al cospetto del miglior attacco del campionato. Il Bisceglie l'ha conquistato sul terreno del Purificato di Fondi, costringendo al pareggio i Pontini, che sul campo amico avevano finora vinto 9 delle 12 partite disputate. Incassato il colpo a freddo della rete del vantaggio laziale, i nerazzurri non si sono scomposti e hanno continuato a fare la loro partita, impattando con Gianni Lorusso al terzo centro stagionale e mostrando personalità per tutta la durata della contesa. Gara completamente condizionata dal forte vento che ha ridotto le possibilità di circolazione del pallone. Un gran destro imparabile dal limite di Daniele Noman ha portato avanti il Fondi dopo appena 5 minuti. Scossi da quanto accaduto, gli ospiti, disposti col 4-4-2, hanno reagito e preso a far possesso palla, schiacciando la formazione di casa con l'obiettivo di pareggiare subito. L'opportunità non è stata sprecata da Gianni Lorusso. Tiro cross velenoso di sinistro, vincente alle spalle di Saitta e 1-1. Non è accaduto più nulla fino al duplice fischio dell'arbitro molisano Severino, che ha diretto ottimamente. Vivacità a sprazzi nella ripresa. Partipilo, temutissimo dai centrali del Fondi, ha calciato di sinistro al lato a chiusura di una bella triangolazione fra Lorusso e De Vivo. Sul capovolgimento di fronte, Tiscione, dopo aver vinto un rimpallo e guadagnato il terzo tiro dalla bandierina per il Fondi, ha imbeccato Pepe, che ha provato a incornare, ma il pallone è terminato alto di un soffio. Il Bisceglie si è confermato molto guardingo e attento in fase di copertura. I centrocampisti hanno contribuito al lavoro di contenimento con rapidi recuperi e chiusure. De Luca ha deciso saggiamente di lasciare invariato l'assetto tattico, effettuando sostituzioni per ragioni di dispendio fisico. I nerazzurri, sostenuti da una trentina di fantastici tifosi che si sono sobbarcati la lunga trasferta confermando grande attaccamento alla maglia, si sono resi pericolosi sempre più sporadicamente, anche perché il vento ha progressivamente impedito qualsiasi trama offensiva che non prevedesse la palla a terra. Ci ha provato Federico Pizzutelli a 6 minuti dal 90esimo, ma il suo destro si è rivelato impreciso. Un tentativo velleitario di Tiscione bloccato da vicino ha preceduto la palla gol che il Fondi non ha saputo sfruttare nel secondo minuto di recupero. Il subentrato D'Agostino, sfuggito alla retroguardia pugliese, ha calciato da pochi passi quasi a botta sicura, ma l'estremo nerazzurro ha messo il pallone in corner, salvando il risultato. Il 2-1 sarebbe stato decisamente eccessivo alla luce di una gara tra due contendenti che hanno espresso un'equivalenza tecnica, per quanto i budget dei due club potessero trarre in inganno. Un gol pesantissimo di Anton Giulio Picci in apertura di ripresa ha permesso alla capolista Virtus Francavilla di espugnare il campo del Francavilla Insigni, decidendo un confronto dalle altissime frequenze agonistiche. I messapici hanno forse definitivamente estromesso i lucani di Mr. Lazic dalla lotta per la promozione diretta in Lega Pro, per la quale emergono prepotentemente le candidature di Nardò e Taranto. I granata salentini hanno regolato l'Aprilia fra le mura amiche, ma al cuore gigante i marcatori della sfida che ha fruttato il 14° successo in campionato per la formazione guidata da Nicola Ragno, a due lunghezze dal primato. Il 18° sigillo personale di Giuseppe Genchi ha consentito agli ionici di piegare la Turris e restare a 4 incollature dal vertice. È rimasta invariata la distanza di 4 punti tra Fondi e Bisceglie, rispettivamente quinto e sesto in classifica, dopo il pareggio dello scontro diretto. Successo in rimonta e al fotofinish per il Potenza, che ha superato il San Severo con le reti di Mautone e di Imporzano, conquistando 3 punti che gli hanno permesso di agganciare il Pomigliano, fermato sul pari casalingo dal Picerno, prossimo avversario del Bisceglie. Non è stata sufficiente ai pomiglianesi una doppietta di Galizia, pari rocambolesco tra Serpentara e Torrecuso. Nulla di fatto anche tra Marcianise e Isola Liri. Pesante stop per il Gallipoli al Miramare. Il Manfredonia si è imposto con una rete di Derita, riscattando la sconfitta della domenica precedente al Gustavo Ventura. Un risultato positivo per il Bisceglie di mister Claudio De Luca sul difficile campo dell'Unicusano Fondi. Un pareggio che avvicina sempre di più la formazione nerazzurra al traguardo salvezza. Il giovane team stellato affronterà domenica prossima un'altra partita fuori casa sul campo del Picerno, penultimo in classifica nel girone H del torneo di Serie D. Intanto è giunta una bella soddisfazione per tutto l'ambiente con
la convocazione di Ndiaye Ngom nella rappresentativa di Serie D che parteciperà al torneo di Viareggio. La tanto attesa e desiderata prova di forza lontano dal Paladolmen è finalmente arrivata. Il colpo nelle Marche, sfuggito nel turno infrasettimanale di giovedì 18 febbraio a Senigallia, è riuscito all'Ambrosia Bisceglie sul parquet di Porto Sant'Elpidio. Decisivo un parziale di 25-10 del terzo periodo, capitalizzato nel migliore dei modi. La quarta vittoria in trasferta dei nerazzurri non è affatto scalfita dai concomitanti successi casalinghi di Senigallia ai danni di Ortona e Monteroni sull'ex capolista San Severo. Nessuna variazione nello starting five pugliese rispetto a quanto visto nelle partite precedenti. Stella ha subito dato un segnale di vitalità rubando palla al playmaker avversario Andreani per realizzare il primo canestro della gara. La coralità del gioco nerazzurro ha permesso a quattro diversi cestisti di andare a segno in 5 minuti. Un canestro da sotto e due triple consecutive di Mattia Sdrigo hanno fruttato all'Ambrosia il più 8, confermato da Leggio su assist di Torresi. Porto Sant'Elpidio ha faticato in attacco, segnando appena 8 punti nei primi 7 minuti del confronto, e il trainer marchigiano Schiavi ha provato a invertire la rotta. Tortù, con un canestro dalla lunga distanza e due liberi a bersaglio, ha provato a dare la scossa, ma Leggio, sullo scadere della prima sirena, ha ristabilito 6 lunghezze di margine. Bisceglie ha tentato un nuovo allungo in apertura di secondo parziale. Col primo canestro del match di Torresi è Gianmarco Leggio preciso dalla media per il 24-15. Time out Porto Sant'Elpidio e reazione della squadra di casa, orchestrata da Andreani. 5 punti in fila e meno 4. Break supportato da Rossi, dalla linea della carità e dalla schiacciata di Del Brocco per il 23-24. Il blackout offensivo nerazzurro è proseguito. L'ex di turno De Leo ha regalato a Porto Sant'Elpidio il primo vantaggio e addirittura Boffini ha chiuso con la tripla del 30-26, un terrificante passaggio a vuoto costato ai viaggianti il 15-2 che ha capovolto il punteggio. Rientrati negli spogliatoi per l'intervallo lungo con 3 punti da recuperare, il preoccupante dato di 10 palle perse a metà gara, i nerazzurri sono apparsi più in palla a inizio terzo periodo. Stella dal perimetro ha ristabilito la parità, mentre Cecchetti, Torresi e Gambarota hanno replicato a Tortù e Caridà. Parziale sostanzialmente equilibrato, destinato a chiudersi con un punteggio molto basso. Gli ospiti sono tornati sul più 7 al 28esimo, alzando l'intensità difensiva e sporcando tutte le linee di passaggio del cast locale, crescendo in attacco al punto che, alla terza sirena, sono riusciti a toccare il massimo vantaggio sul più 12. L'Ambrosia ha gestito il margine con astuzia, costringendo gli avversari a faticare per trovare una soluzione e spesso a forzare al limite dei 24 secondi. L'energia profusa in difesa ha compensato una serata tutt'altro che di grazia le percentuali al tiro. I nerazzurri non si sono scomposti neanche quando Caridà ha riportato i marchigiani sul meno 7 a meno di 3 minuti dal termine. Inutile la tattica del fallo sistematico. Arrivo a braccia alzate per Andrea Chiatti e compagni, sempre più lanciati in zona playoff. Con il successo in trasferta sul parquet di Porto Sant'Elpidio si apre per l'Ambrosia una nuova prospettiva playoff. Ne parliamo con Vito Quinto e Nicola Papani, due rappresentanti della società nerazzurra. Benvenuti a Terzo Tempo. Vito, che partita è stata quella di Porto Sant'Elpidio? È stata una partita giocata con determinazione da parte dei nostri ragazzi sin dal primo momento. Infatti abbiamo chiuso quarti sempre in vantaggio tranne il secondo, e sin dall'inizio appunto la squadra ha imposto il proprio gioco e alla fine siamo riusciti a portare a casa due punti fondamentali per la corsa playoff. Nicola, l'Ambrosia era reduce da una vittoria, da due vittorie casalinghe consecutive, in mezzo c'era stata nella gara infrasettimanale di Senigallia la delusione per una sconfitta forse figlia non tanto del finale di gara quanto del meno 17 che era un passivo che la formazione di coach Fantozzi aveva accumulato. C'era anche un po' di timore in vista di questa sfida con Porto Sant'Elpidio che potesse sfuggire la vittoria? Io ero presente alla partita Senigallia, diciamo che l'approccio alla partita è stato negativo. Come squadra Senigallia e Porto Sant'Elpidio possiamo dire che sono squadre dello stesso livello, e quindi sicuramente vincere in trasferta, quest'anno l'Ambrosia ha avuto non poche difficoltà. La difesa è stata la croce e la delizia di questa squadra nell'arco di tutta la stagione, e forse non è un caso che anche l'altro successo in trasferta, quello citato da Nicola, di Campi, sia stato il frutto di una bella prova
difensiva. Lo stesso è accaduto a Porto Sant'Elpidio e questa è la ricetta per la formazione di coach Fantozzi da qui fino al termine della stagione? Sicuramente lo sport oramai ci insegna che qualsiasi disciplina per quanto riguarda gli sport di gruppo si vince, le gare si vincono soprattutto in difesa, che sia calcio o basket. Se non prendi gol o prendi meno canestri possibili alla fine vinci. Non è un caso che sia a Campi sia a Porto Sant'Elpidio abbiamo fatto due ottime partite in difesa, quella di ieri addirittura abbiamo preso meno di 60 punti e quindi ci hanno portato alla vittoria. È stata una partita dove appunto la caratteristica è stata una bella difesa da parte di tutti i ragazzi e quindi siamo riusciti a spugnare un campo abbastanza ostico. Nicola, Gianmarco Leggio, l'ultimo arrivato, anche ieri ha fatto una gran bella partita sotto il profilo offensivo. Si è sbloccato Mauro Stella che era arrivato in squadra recentemente, si sbloca anche Gianmarco Leggio, possiamo ritenere che in questo momento la squadra abbia preso la giusta conformazione? Noi aspettavamo il rientro di questi due atleti che diciamo secondo noi hanno alzato il tasso tecnico della squadra. Sicuramente erano un po' accorto nella preparazione atletica e nell'arco di un mese, che era più o meno il tempo previsto dal nostro staff, i ragazzi si sono inseriti e sicuramente per la fine del campionato rappresenteranno il valore aggiunto di questa squadra. Ecco perché prima dicevo che possiamo giocarci veramente con la giusta testa, con le giuste motivazioni, abbiamo le qualità tecniche per affrontare tutte le partite a viso aperto e per giocarci per i due punti a nostro favore. Andrea Chigliatti è stato un ritorno fortemente voluto dalla società dopo un anno di esperienza a Mola. Possiamo immaginare anche ulteriori ritorni nella prossima stagione o comunque l'idea che l'Ambrosia possa scegliere di far fare esperienza altrove ad alcuni suoi giovani giocatori? È stata una nostra politica quella di andare quest'anno a fare un anno di esperienza in un campo, ambiente particolare come Catanzaro, abbiamo mandato Fenni a Bassi e i risultati ci stanno dando ragione perché sta facendo una stagione veramente ottima. Stessa cosa possiamo dire di Galantino, di Mazzilli e di Falcone che giocano appunto a Trani in Serie C Silver, però ovviamente Fenni in questo momento è il giocatore che più teniamo sotto controllo. Ovviamente a fine anno tireremo le nostre conclusioni, vedremo un pochettino che tipo di squadra andremo ad allestire per il prossimo anno e sicuramente l'idea che Fenni possa tornare qui a giocare a Bisceglie non è una certezza, però sicuramente è una possibilità che al momento opportuno valuteremo con attenzione come allenatore. La lotta playoff sembra aperta per la settima e l'ottava posizione a Senigallia, Ambrosia Bisceglie e Monteroni. Nonostante la vittoria di Porto Sant'Elpidio, nell'ultimo turno si sono imposte anche Senigallia e Monteroni, soprattutto ha fatto scalpore un po' la vittoria dei Salentini su San Severo, che per effetto di questo risultato ha perso anche il primato in classifica. Nelle ultime sei giornate l'Ambrosia dovrà affrontare sia Montegranaro in casa nel prossimo turno, domenica 13 marzo, che San Severo. Per essere certi dei playoff ci vuole un colpaccio, un colpo ad effetto contro una delle formazioni più forti del torneo? Sì, ci vuole sicuramente un colpaccio con Montegranaro e San Severo, ma soprattutto ci vuole il colpaccio a Monteroni. Vincere a Monteroni metterebbe in cassaforte il nostro accesso ai playoff. Ora in questo momento i nostri obiettivi devono andare per gradi. In questo momento il primo obiettivo è appunto quello di raggiungere i playoff, quindi di cercare di piazzarci nella miglior posizione possibile, tenendo presente effettivamente che le prime sei posizioni sembrano oramai un attimino irraggiungibili, mentre la settima e l'ottava sono lì a portata di mano. Poi una volta che nel caso in cui ci auguriamo dovessimo raggiungere i playoff, allora i playoff, come si suol dire, è sempre un nuovo campionato e lì
con la nuova squadra rispetto a quando siamo partiti all'inizio anno, con i nuovi innesti, il nuovo allenatore, effettivamente potremmo giocarcela con condizioni diverse rispetto a settembre e ottobre dello scorso anno. La solidità societaria non è soltanto una questione economica, ma riguarda anche gli aspetti organizzativi. Sicuramente una società oramai deve essere gestita da vari punti di vista. Il punto di vista sicuramente più importante agli occhi di tutti sono i risultati della prima squadra, perché ovviamente è l'apice del lavoro che viene effettuato nel corso di una settimana da parte di tante persone. Noi abbiamo cercato appunto di qualificarci da ogni punto di vista, sia organizzativo, sia amministrativo, sia tecnico. Ovviamente questi sono risultati che arriveranno negli anni. Io ricordo che anni fa, ad esempio, avevamo un piccolo settore giovanile. Oggi invece diciamo che abbiamo un settore giovanile che per noi è un fiore all'occhiello, perché partendo appunto dai bambini del mini basket, dove tocchiamo oramai oltre le 140-150 unità, sino ad arrivare ai ragazzi del settore giovanile, dove appunto facciamo campionati under 13, 14, 15 e 18, e sono appunto delle belle realtà che magari anni fa non c'erano. Per quanto riguarda invece il discorso appunto amministrativo, siamo la prima società Bicelli a essere costituita in SRL sportiva, e questo è sicuramente un qualcosa che ci qualifica sul territorio. Naturalmente, a parte questo, che diciamo è la base fondamentale secondo noi per poter costruire un successo, un'ulteriore base è il lavoro che viene effettuato da parte di tutti quanti noi, ognuno ovviamente nel proprio compito e nel proprio settore. Nicola Papandi, il campionato di Serie B si fermerà questa settimana con lo svolgimento delle finali di Coppa Italia, poi l'appuntamento con la capolista Montegranaro. Che ambrosia sarà quella che si approccerà alla prima della classifica? Sicuramente sarà un'ambrosia combattiva, vogliosa di ben figurare con la capolista, e secondo me con tutto, con l'intenzione di fare uno sgambetto che per noi sarà importantissimo, acquisire questi due punti per acquisire la migliore posizione nella griglia dei playoff. Sicuramente coach Fantozzi curerà in maniera minuziosa tutte le strategie per portare la partita a nostro favore, e devo dire che il gruppo si è ultimamente ben cementato, perché i ragazzi, al di là diciamo degli allenamenti, ho notato che si frequentano e si respira veramente un'area molto positiva, e per molti di loro vogliono lasciare un'impronta in questa società, un'impronta positiva. Un pronostico secco a tutte e due sulla vittoria del campionato? Secondo me vincerà Montegranaro, perché è una piazza che ha avuto una storia importante. Loro giocavano in Serie A1 ed è una società che è di passaggio in questi campionati un attimino tra virgolette minori rispetto alla 1. San Severo ha sicuramente una storia anche se importante, però è una società giovane dove deve fare magari dei passi, un passo alla volta. Però sono entrambe comunque due piazze importanti che meritano di salire nel campionato di categoria superiore. Secondo me Montegranaro è un attimino più pronto, però anche San Severo avrà le sue possibilità. E ovviamente non tralasciamo la possibilità che si possa inserire una terza outsider. Quale potrebbe essere la terza outsider? Noi ci occupiamo di essere noi, ovviamente. Però il playoff è sempre un campionato a parte, che dove tutti ripartono da zero, quindi Montegranaro e San Severo favorite, ma attenzione alle altre sei che disputeranno il playoff, dove noi ovviamente contiamo di poter dire la nostra, soprattutto nel primo turno, visto che nel caso in cui ci dovessimo classificare settimo o ottavo, giustamente troveremmo o Montegranaro o San Severo a questo punto, anche se
il risultato di Falconara di ieri lascia un po' aperta anche la possibilità di una variazione ipotetica al secondo posto, in quanto Falconara ora ha raggiunto San Severo. Quindi ci sono 6 partite e ancora tutto aperto per le posizioni di testa della classifica. Nicola? Sarà importante la classifica finale, io credo in Falconara, che vedo, visto un roster molto equilibrato e completo, nonostante la partenza di due atleti fortissimi. Anzi, dopo la partenza Falconara è ripartito e sembra inarrestabile nella sua marcia. Senz'altro Montegranaro ha una bella esperienza, San Severo è un bel gruppo, ma io punto su Falconara. Un grazie a Nicola Papagni e Vito Quinto, ospiti di Terzo Tempo. Grazie a voi. Il decimo pareggio stagionale cura dell'Unione non ha prodotto nulla di fatto in classifica, relegando la squadra piceliese al 9° posto. In quello che doveva essere il periodo del riscatto, la compagine presieduta da Enzo Pedone non riesce a ritrovare il bandolo della matassa del gioco. La serenità in attacco ha portato uno sciallo 0-0 in quel di Otranto, al cospetto di una compagine che ha attaccato per tutta la durata della gara. La squadra di mister Vitetto se la dovrà vedere nel prossimo turno contro il Molfetta, in un acceso derby valevole per la salvezza, a 7 giornate dal termine del massimo campionato di eccellenza pugliese. Clamorosa sconfitta per il Futsal Bisceglie a Palanitta di Catania, con la compagine locale fanalino di coda del girone B di Serie A2, che non aveva mai raccolto punti fra le mura amiche. Una disfatta che suona da vero e proprio campanello d'allarme in casa nerazzurra, alla luce di un periodo caratterizzato da una serie di risultati non esaltanti. Mister Francesco Ventura, per la trasferta siciliana, ha potuto contare su tutti i suoi uomini, fatta eccezione per lo squalificato Vincenzo Montelli. Tentativi di poco risalto nelle prime battute, con i due portieri a fare buona guardia. La prima vera occasione è stata del Futsal Bisceglie all'11°, passaggio di Ortiz verso il secondo palo, non corretto in rete da Mazzarioli scivolata. I padroni di casa non hanno fatto attendere la loro risposta. Al 13° Manzari ha sprecato a tu per tu con lo Popolo, calciando incredibilmente al lato, mentre un minuto dopo Abate ha colpito il palo. A sbloccare il risultato ci ha pensato il solito David Sanchez per i biscegliesi, con uno dei suoi bolidi da posizione centrale. I nerazzurri hanno successivamente cercato di controllare il match, provando anche ad aumentare il vantaggio, ma sono stati sfortunati colpendo un palo poco prima dello scadere del primo tempo. Seconda frazione cominciata con grande determinazione dal Catania, che dopo un minuto ha trovato il gol del pareggio con Lunardi, il quale, al 26°, ha sfiorato la doppietta personale colpendo il palo. Secondo tempo tutto di marca rossa-azzurra e rete del vantaggio Etneo a 28° su punizione calciata dalla media distanza da Manzari. La compagine bisceglese ha cercato di scuotersi immediatamente, provando ad alzare notevolmente i ritmi di gioco, ma negare il gol del pareggio ci ha pensato un ottimo Marziano Dalcin. A meno di 10 minuti dalla fine, grande occasione per i pugliesi, con Mazzariol, che su perfetto invito di Sanchez ha spedito incredibilmente a lato a botta sicura. Esaurito il bonus, il stesso faro del Futsal Bisceglie ha dato ai padroni di casa la chance di incrementare il bottino. Sul dischetto del tiro libero si è presentato Edoardo Dalcin, ma Claudio Lo Popolo è stato bravo a respingere. Il tecnico nerazzurro ha optato per Mazzario, quinto di movimento, a 5 minuti dal termine, ma il forcing bisceglese si è infranto ancora una volta contro un eccezionale estremo del Catania, che si è superato in serie su 4 tentativi avversari con interventi straordinari, confermandosi migliore in campo e assoluto protagonista della seconda vittoria stagionale della compagine isolana. I ragazzi del presidente Sciacqua, a seguito di questa sconfitta, non sono più secondi da soli. L'Olympus Sorgiata li ha raggiunti e l'Augusta, in attesa del recupero del match col Cisternino, si fa sempre più minaccioso. Sconfitta esterna sul campo della capolista Prisma Asen Bari per Sportiglia. Un netto 3-0, la formazione biancazzurra di Nicola Nuzzi non è stata in partita nei primi due set, persi nettamente 25-9, 25-13, ha reagito nel terzo parziale perdendo però ai vantaggi col punteggio di 29-27. Il trittico terribile
delle gare contro le prime tre formazioni della graduatoria del girone A del campionato di Serie C femminile si concluderà sabato pomeriggio, quando alle ore 18:30 Lucrezia Simone e compagni affronteranno fra le mura amiche del Paladolmen l'altra battistrada, Manfredonia. Si conclude così la 24esima puntata di Terzo Tempo. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Biscele in diretta.